Una tendenza che andrà avanti per tutto il mese di febbraio fra ondate di maltempo e cali ciclici della temperatura. La nuova perturbazione sulla Sicilia era stata già preannunciata dall'avviso della Protezione Civile, rischio giallo, secondo livello su un totale di 4 in molte province dell'isola. A Palermo numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, un albero è caduto ad esempio su un'auto in via Daphne. In centro la polizia ha dovuto chiudere l'angolo fra piazza Sturzo e corso Scinà per una caduta di alcuni calcinacci. Il maltempo ha invece costretto la Siremar a sospendere i collegamenti con le isole minori. La compagnia di navigazione ha sospeso i collegamenti da Trapani verso le Egadi e da Palermo verso Ustica. Per quanto riguarda le previsioni, il maltempo e il calo delle temperature andranno avanti almeno sino a tutta la giornata di domani. Poi una breve tregua e giovedì l'arrivo di una nuova perturbazione sull'isola.